Annunciata da un candido volo di gabbiani, così dovette vederla in quella lontana mattina di agosto Cristoforo Colombo. Una terra tutta verde, come un gigantesco smeraldo adagiato sul mare. Oggi la Margarita è un'isola di pescatori, un piccolo porto, uno dei tanti porticcioli aperti sul mare caraibico. Ricchezza principale, le banane. Si vendono e si comprano nei mercati all'aria aperta, con un contrattare laborioso e vociante. Alla fine l'affare deve pur farsi, se il ricco mercante si è scomodato fin qui con la sua auto lussuosa, la quale però non impressiona i filosofici somari, se l'auto va a benzina essi in compenso vanno a banane. Piene di sussiego le bellezze indigene, sembra che da queste parti un buon sigaro faccia molto via Veneto. Stanno a guardare, per curiosità, come tutti i bambini del mondo, o in attesa del babbo che torna dal mare e ha fatto un buon lavoro. La pesca è stata abbondante. Per tutti, per i figli dell'uomo e, perché no, anche per i figli del cielo. Anzi, per l'occasione gli uni e gli altri fraternizzano. Sbarcato il pesce, la fatica non è finita. Bisogna pulirlo, tagliarlo, sezionarlo. Pronti a dare una mano le donne e i bimbi. Ai cani e agli uccelli, al lavoro ultimato, toccherà far pulizia. Tutti uniti, uomini e bestie, nella lotta per la vita. A sera, oppure quando il sole tropicale sarà proprio intollerabile, un po' di riposo sotto queste capanne, 4 pali e un tetto di foglie di palma. Ma i tempi cambiano anche per i pescatori indios. Ce lo dicono le case nuove che sulla spiaggia si crogiolano al sole. Domani ce ne saranno per tutti e la speranza allieta il lavoro. Un lavoro che sarebbe uguale a quello della gente di ogni mare del globo se le grosse conchiglie e gli indios della Margarita non ci ricordassero che siamo sulle coste del Venezuela. La costruzione di case popolari non fa dimenticare l'importanza turistica di queste terre. Un imponente albergo è in avanzata costruzione. Altri seguiranno lungo l'incantevole passeggiata a mare, in cui i fiori fanno sfoggio della loro bellezza. variopinto omaggio di ammirazione ai piedi della sirena issata sulla fontana monumentale. Nel cuore dell'isola il santuario della Virgen della Valle. Furono gli spagnoli a convertire alla fede di Cristo le popolazioni di queste isole. Con la fede gli diedero anche lo stile delle loro cattedrali, cupole e guglie arabescate come a Madrid, come a Siviglia, come in ogni città della patria dei conquistadores. Ogni anno da tutto l'Oriente venezuelano i pellegrini vengono qui litaniando. Per la Vergine, loro patrona, i nomi più belli. Grazia divina sull'isola, stella di fede e di celeste carità vigilante sul mare. La folta vegetazione, quasi ancora nel suo stato selvaggio, rende più suggestivi i riti e i luoghi. Isola di Margarita, isola delle perle, le più belle, le più preziose del mondo. Una di esse non di rado valeva il prezzo di una vita umana. Il pescatore che scampava il pericolo offriva allora alla Virgen, come ex voto, le caracoles, le grosse conchiglie. Oggi la pesca delle perle continua, ma per impedire la distruzione dei vivai il governo l'autorizza ogni 2 anni e per una durata non superiore ai 3 mesi. Capitale dell'isola e dello stato della Nueva Esparta, Assunción. Anche qui i ricordi della dominazione spagnola. Il castello di Santa Rosa, all'ombra delle sue mura merlate, attraccavano i galeoni dei re cattolici scampati alle tempeste del lungo viaggio o all'insidia dei pirati. In una cella della fortezza fu prigioniera Luisa Cáceres. Una lapide ricorda il sacrificio della sedicenne consorte del generale Arismendi, uno degli eroi della indipendenza del Venezuela. Abbandonata per lungo tempo, invasa dalla savana e dalle acque del mare, l'isola sta oggi vivendo la sua rinascita. Dalla cittadina di Juan Grieco al villaggio La Galera, la laguna scompare per cedere il posto alle accoglienti case dei pescatori. Le grandi tartarughe hanno dato il nome a una delle isole di questi mari, la Tortuca, uno dei più famosi covi di pirateria. Gli abitanti odierni sono persone pacifiche, anche se la grinta di qualcuno di essi o certe abitudini del sesso cosiddetto gentile lasciano perplesso Vignaro Forestiero. Velieri da depredare lungo le coste dei Caraibi. Tutta la ricchezza continua a venire dal mare. Tonnellate di pesce da pulire, da mettere a seccare al sole e poi da vendere. Armi di questa nuova pacifica lotta, ami, fiocine, reti. Molte reti appese ad asciugare vogliono dire molte barche ed abbondanti pescate. Dopo il breve riposo della notte, domani, alla prima luce dell'alba, i pescatori indios si rimetteranno in mare per affrontare ancora la loro dura fatica quotidiana. A sera, sulla spiaggia di Margarita, le donne e i bimbi li staranno ad aspettare.